Ciao a tutti e ragazzi, in questo video vi darò dei bellissimi consigli di regali di Natale per lei al di sotto dei 30 euro. Allora, sappiamo tutti quanto è difficile trovare il regalo di Natale giusto e quindi ho preparato per voi una lista con un sacco di regali bellissimi e sfiziosi da fare soprattutto a una ragazza e magari anche soprattutto della nostra età. Ok, adesso iniziamo. Però comunque vi volevo dire che il charm di Pandora, secondo me, è il regalo più bello sulla lista che ho fatto. E comunque però, ovviamente per chi ha il braccialetto. Però vabbè, è un bellissimo regalo perché se tu, per esempio, regali il charm a qualcuno, poi quella persona ogni volta che lo guarda pensa a te. E comunque è molto bello come regalo, pure perché comunque inizia da 19 euro e ora è pure in saldo fino al 30 novembre, quindi costa pure poco, cioè se spendi poco voglio dire, vabbè, però comunque ed è anche di lusso. Poi come numero 2 c'è il portagioielli da viaggio, che per esempio magari come questo qui, che è molto carino. Ecco, adesso lo apriamo e comunque ci sta il compartimento per le collane, come vedete, e qua vabbè ci sta il taschino, poi ci sta questo specchio e questo per gli anelli, e puoi anche toglierlo se vuoi, però vabbè, e comunque molto carino da regalare a una ragazza. Come terza cosa, il trucchi da Sephora, anche magari da un altro sito tipo Douglas, vabbè non lo so, però comunque molto carino come regalo. Poi come quarta cosa, lo specchio touchscreen USB, ed è molto bello con anche le luci LED e poi è anche touchscreen, però comunque è molto bello anche col colore rosa e è davvero molto carino come regalo anche questo. Poi come quinta cosa c'è lo specchio power bank ed è molto comodo perché poi tipo se ti sei dimenticato di caricarti il cellulare lo metti in borsa, lo carichi e poi magari ti trucchi pure, quindi è molto sfiziosa come cosa. Poi come sesta cosa c'è l'iniziale del nome con luci, che è carino magari da mettere nella stanza, nella propria stanza, e vabbè è carino come regalo. Poi come settima cosa la spazzola elettrica per pulire il viso USB, è molto sfiziosa come cosa ed è tipo come uno spazzolino elettrico, quindi vabbè è comodo e poi ci sta anche per massaggiare il viso e sfogliare il viso. E io l'ho chiesto ai miei genitori per Natale e spero che funzioni. Poi come ottava cosa il libro di Megan Hess, di Parigi o anche di Chanel, e io ho già quello di Parigi e comunque posso un attimo la carta, comunque è molto carino e per esempio vi faccio vedere qualche pagina. È molto bello anche lo stile in cui è stato disegnato e vabbè mi piace molto questo libro ed è molto bello per chi ama la moda e vabbè comunque mi piace molto come lo stile del disegno e ci sta anche quello di Chanel che comunque ho chiesto ai miei genitori per Natale. Poi come nona cosa la luce ad anello per selfie o anche per fare TikTok, che io ho già fatto un video di questa cosa, se volete, cioè vi lascio qui giù nell'info box il video, il link del video, e se volete andatelo a vedere, e comunque è comodo per chi ama fare selfie o anche TikTok. Poi come decima cosa, gli extensions colorate a clip, che sono 12 colori diversi, e sono due per colore, e tipo due verdi, due viola, due rosa per esempio, eccetera. Però comunque io già li ho presi, però non mi ricordo dove stanno gli altri colori, però ad Halloween avevo usato questo qui viola e funziona così a clip e sono molto facili da usare. Poi come undicesima cosa il kit trucco body painting fluorescente, cioè non so se sapete che intendo, tipo che si illumina al buio. Però vabbè, devi usare la luce nera, tipo quella luce un po' bluastra. Neanche io so bene come funziona, però se funziona è veramente molto simpatico.
Magari anche io stavo pensando di prenderlo a Natale, ma non ne sono sicura. E poi la prossima cosa, cioè la dodicesima cosa, non so perché vi dico i numeri, vabbè, è cioè la lampadina luce nera neon, cioè che, come già vi ho detto, la luce nera serve per il trucco fluorescente. Poi come tredicesima cosa il proiettore a luci con le stelle per il soffitto USB. Anche questa, hai sentito la mia voce? Anche questa, dai, vabbè, vai. Allora, poi come tredicesima cosa il proiettore a luci con le stelle per il soffitto USB, sempre USB. E anche questa è una cosa molto sfiziosa. Come quattordicesima cosa il libro Colora via l'ansia. Vabbè, all'inizio io avevo visto questa cosa tutta carina, poi vado a leggere e ci stanno le parolacce, vabbè, quindi far ridere che ci stanno, vabbè, ci stanno vari tipi, non per forza con le parolacce, però è simpatico quello con le parolacce, perché per sfogare l'ansia, cioè per far andare via l'ansia o lo stress o anche il nervosismo, tipo quando hai litigato con qualcuno, poi dopo ti diverti a colorare le parolacce. E vabbè, poi andiamo avanti. Come quindicesima cosa la candela Yankee profumata. Questa candela è una candela particolare perché profuma tantissimo. Vabbè, quasi tutte le candele profumano se prendi le candele profumate, però questo qua ha un odore proprio bellissimo e comunque è molto bello come regalo di Natale. Ok, andiamo avanti con la sedicesima cosa, cioè il profumo spray Corpo Victoria's Secret. Comunque io già ce l'ho, però sta quasi finendo. E comunque ha un profumo bellissimo, perché sembra un pochettino una caramella quando lo metti addosso. E spero però che i miei genitori me ne abbiano comprato un altro, visto che sta quasi per finire. Poi come diciassettesima cosa il pigiama, che il pigiama è un classico da, cioè, come regalo di Natale da fare, o anche i calzini, soprattutto nei film. Vabbè, però comunque magari anche dal sito Tezenis, che vende un sacco di pigiama bellissimi. E come diciottesima cosa, cioè l'ultima cosa sulla lista, sempre di Tezenis, tipo pantofole, calzini, mascherine per la notte, cioè non quelle per il virus, vabbè, che comunque vendono sempre un sacco di queste cose e sono molto carine. Comunque spero di esservi stata utile e ricordatevi di mettere un bel like se vi è piaciuto il video o di iscrivervi al canale se volete, e vi ricordo che lascio il link di tutte le cose sulla lista qui sotto nell'info box. E vabbè, comunque ci vediamo nel prossimo video, alla prossima, ciao!